Signore e signori, buonasera e benvenuti alla 17ª edizione del TG di Carletto, l'edizione scalognata, news strane dal mondo. Andiamo a verificare la prima notizia. Resta chiuso in ascensore per 4 giorni. Salisburgo, siete claustrofobici e preferite salire a piedi piuttosto che passare qualche minuto in ascensore? Allora non invidierete sicuramente Thomas Fleetwood, l'albergatore austriaco rimasto chiuso per 4 giorni nell'ascensore del suo hotel Eden nella località sciistica di Bad Gastein. L'uomo, 58 anni di origine svedese, è rimasto bloccato tra il primo e il secondo piano ed inutili i suoi tentativi di chiedere aiuto e di liberarsi. L'albergo, infatti, era completamente vuoto e chiuso da un paio di giorni dopo la fine della stagione invernale. Fleetwood, inoltre, aveva dimenticato il cellulare alla reception. A quel punto l'albergatore ha dovuto far ricorso alle tecniche apprese durante un corso di sopravvivenza. Si è sistemato in uno spazio largo appena 1 metro quadrato e per non soffocare ha rotto il piccolo vetro della cabina. Alle difficoltà fisiche, senza né acqua né cibo, si sono aggiunte anche quelle psichiche. Per questo Fleetwood ha passato il tempo a fare ginnastica, a parlare con se stesso e a fare piani per la prossima stagione estiva. Alla fine la sua speranza di essere salvato è stata ripagata. Dopo 4 giorni, un suo amico fattorino, passando per caso davanti al resort, ha notato la posta accumulata dall'albergatore. I vigili del fuoco hanno impiegato 1/4 d'ora per liberare lo sfortunato Thomas, che, trovato in buone condizioni di salute, oltre all'amico, deve forse ringraziare anche la regolarità del servizio postale austriaco. Bene, seconda notizia. 100 lavavetri Spider-Man realizzano un record da Guinness dei primati. Zhengzhou, Cina. Un centinaio di lavavetri vestiti da Spider-Man si sono riuniti nella capitale della Cina centrale per stabilire un nuovo record mondiale. Hanno pulito nel minor tempo possibile le finestre della parte inferiore della torre Zhongguanfu, la più alta da cui vengono diffuse trasmissioni televisive nel mondo. I 100 lavavetri sono riusciti a pulire tutte le finestre in mezz'ora. Fra loro, il più giovane ha 19 anni, il più anziano ne ha 60. Presente anche una donna, Zhang Zhu Liang, di 35 anni. Dai la cela, togli la cela. Terza notizia. Cucciolo di struzzo senza genitori adottato da 2 galline. Belgrado. Un cucciolo di struzzo nello zoo serbo è stato adottato da delle babysitter insolite, 2 galline, che stanno cercando di insegnargli a mangiare. Il cucciolo è nato soltanto 4 giorni fa da un uovo incubato. In circostanze normali il suo papà struzzo gli avrebbe insegnato tutto, ma non avendo nessuno, i veterinari dello zoo hanno deciso di metterlo nel recinto delle galline, che lo hanno accettato come fosse un loro simile. Nadia Radovic, funzionario dello zoo, ha spiegato che anche gli altri pulcini giocano insieme a lui, senza fare distinzioni di razza. Galline ad alta tolleranza etnica. Attenzione alla quarta notizia. Sesso in confessionale arrestati. Avranno molto da confessare i 2 innamorati scoperti a fare sesso nel confessionale del Duomo di Cecina, Livorno. 32 anni lui e 29 lei sono stati scoperti sul fatto dai carabinieri e arrestati anche per aggressione. A dare l'allarme è stato un fedele entrato in chiesa martedì pomeriggio per pregare. L'uomo ha sentito alcuni gemiti inequivocabili provenienti dal confessionale e ha chiamato i carabinieri. I militari, arrivati in Duomo, hanno scoperto le tendine e hanno sorpreso i 2 seminudi mentre stavano consumando.
alla richiesta di ricomporsi e rivestirsi immediatamente, i due amanti li hanno aggrediti. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale i carabinieri, oltre alla denuncia per atti osceni, hanno arrestato la coppia per resistenza a pubblico ufficiale. Ma con tutti i posti che c'erano proprio lì dovevate, mi scappava. Ancora una notizia, questa volta animalista: una tartaruga scompare da un museo, trovata due giorni dopo in ascensore. Dubuque, Iowa, brutta avventura finita bene per una tartaruga leopardo di 8 kg scomparsa dal museo. Il rettile è stato infatti trovato vivo nell'ascensore dell'edificio che ospita il National Mississippi River Museum di Dubuque. Secondo il personale del museo, la tartaruga di nome Cashew era stata rubata, ma poi il ladro ha deciso di liberarsene senza farsi vedere. A trovare l'animale scomparso martedì da una teca di vetro è stato un visitatore del museo. I funzionari stanno controllando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per stabilire che cosa sia realmente successo. Brutti ladri di testuggini! E da una testuggine all'altra veniamo in Italia. Quirinale: Clio conquista Twitter con dei posti preoccupati per la nostra First Lady. Roma: dopo la rielezione di Giorgio Napolitano come Presidente della Repubblica, fra i trend topic di Twitter è sua moglie Clio a farla da padrona. Si moltiplicano i commenti ironici sulla consorte del Capo dello Stato e sulle sue reazioni alla rielezione del marito. In molti esprimono la loro vicinanza alla First Lady che, convinta di lasciare il Colle a breve, aveva già imballato tutto. Adesso chi glielo dice che deve svuotare gli scatoloni? La vera vittima di questo psicodramma politico, al quale va tutta la mia solidarietà, scrive un altro utente, è Clio Napolitano, che già pensava al giro del mondo. Altri si preoccupano del rapporto tra marito e moglie, con Napolitano che dice: però a Clio glielo dite voi. Clio, cosa facciamo ora? Ce li facciamo altri 7 anni in quest'umile dimora? E da un altro cinquettio la risposta di Clio: Giorgio, ho detto no, devi rifiutare, ho appena finito di imballare tutto. Ma ciò che preoccupa è la reazione della First Lady alla rielezione del marito. Stanotte Clio farà dormire Napolitano sul divano. E Clio ha appena spaccato un servizio da tavola con lo stemma presidenziale. E ancora c'è chi scrive: notizia dell'ultima ora, depositata richiesta di separazione con accredito. Insomma, è sicuro, siamo un paese di simpaticoni. Era questa l'ultima notizia quirinaria del TG di Carletto. News strane dal mondo, rallentato mi piace di più. La prossima puntata sarà la 18ª, meno scalognata di questa.